Buonasera, benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Ieri c'è stato quindi il primo via libera del Parlamento alla legge sull'autonomia differenziata delle regioni. Ebbene, la regione Toscana ci sta pensando, come le altre, le materie potrebbero essere quelle legate ai beni culturali e all'energia, in particolare a quella geotermica. Occorre attuare l'articolo 5 della Costituzione e concedere alla Toscana l'autonomia differenziata. Chiediamo lo si faccia in due materie, i beni e il patrimonio culturale e l'energia geotermica, in cui abbiamo due patrimoni davvero unici e indubbie competenze e capacità. Così Eugenio Giani si esprimeva un paio d'anni fa durante una riunione della Conferenza delle Regioni a Roma, quando il ministro Calderoli anticipò la bozza del provvedimento che riguarda l'autonomia differenziata. Un mesetto fa Giani chiarì di essere per un'autonomia semplificata e sussidiaria, non per un'autonomia differenziata. Ora che il provvedimento sta procedendo spedito verso l'approvazione, i contenuti si vanno via via definendo. 20 materie sono quelle per le quali le regioni potranno chiedere una maggiore autonomia. Tra queste anche l'energia, cara a Giani, soprattutto per il bacino geotermico che la Toscana possiede. La nostra regione non rientra tra le tre, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che hanno da tempo avanzato richieste. Ma come si comporterà una volta che l'autonomia differenziata sarà legge? Vediamo cosa avviene della legge. L'auspicio è che nella fase elaborativa della legge venga fuori dei progetti di autonomia che non accentuino le disparità fra nord e sud. Io mi esprimerò su questo solo nel momento in cui il Parlamento ha approvato la legge, ancora non l'ha fatto. Per quello che riguarda invece una prospettiva che proprio sull'autonomia si sta impostando, il Fondo di Sviluppo e Coesione, e sotto questo aspetto noi avremo delle risorse che destineremo in particolar modo a strade e modernizzazione di infrastrutture, opere di difesa del suolo, stiamo lavorando proprio per questo. E il sindaco di Bagnaripoli, Francesco Casini, intervenuto stasera a Telegram, è tornato a parlare dello stadio di Firenze, chiedendo di rivedere i tempi del cantiere per consentire alla Fiorentina di giocare allo stadio anche durante i lavori. Ma sui franchi mi pare che la situazione sia per niente chiara, ma secondo me c'è solo una soluzione molto semplice, che è quella di congelare le risorse per avere il tempo per intanto riaprire da parte dell'amministrazione comunale un dialogo con la Fiorentina. Mi pare essenziale, perché lì non ci giocherà la Settignanese o nemmeno un'altra squadra di Serie A, ci deve giocare la Fiorentina, mi pare abbastanza evidente, e quindi riaprire il dialogo è fondamentale e individuare se quella è la soluzione più giusta, se ci sono altre soluzioni o se vanno fatte anche delle modifiche progettuali, uno per far giocare la Fiorentina anche durante i cantieri ed evitare, diciamo, il trasloco della Fiorentina e di tutti i tifosi fiorentini in un'altra regione, perché sappiamo benissimo qual è la situazione degli stadi nella Toscana, che è un dispendio di energie, di risorse, di impegno, di tempo, di passione persa notevolissima, mancati diritti televisivi, pubblicitari, quindi è un danno oggettivamente troppo significativo. Il Padovani è una prospettiva che, se tutto va bene, sarà realizzata soltanto a fine 2025, quindi è inevitabile che si parli di giocare al Franchi durante i cantieri e quindi va rivisto anche il progetto in questa formula, cosa che si può fare naturalmente con delle risorse in più. Ma c'è l'altro tema molto importante, che manca circa la metà delle risorse, siamo più o meno. Sicuramente, se prevediamo di giocare all'interno del Franchi insieme ai cantieri e quindi far accedere il pubblico insieme ai cantieri, mi pare che sia un tema grosso, perché c'è 50 milioni circa per la prossima, da lasciare, da pagare in eredità alla prossima amministrazione, ci rendiamo conto che è un bell'impegno e sul quale ci vuole attenta riflessione, e credo sia più opportuno a questo punto il progetto sia congelato fino alla prossima amministrazione. Per coinvolgere meglio anche la Fiorentina, dicevo. Per coinvolgere la Fiorentina nel frattempo, rivedere il progetto e soprattutto far prendere questa decisione alla prossima amministrazione comunale, visto che sarà chiamata a dover risolvere questo tema.
E c'è il bilancio ufficiale dei danni provocati dall'alluvione che ha colpito la parte centrale della Toscana lo scorso 2 novembre e nei giorni seguenti, ed è un bilancio che fa tremare i polsi. Sono 2,7 miliardi i danni denunciati dagli singoli privati e dalle aziende. 2,7 miliardi, a tanto ammontano i danni causati dall'alluvione del 2 novembre scorso tra Prato, Pistoia e Campi Bisenzio. Con la chiusura da parte della regione della fase della ricognizione, ora la cifra è ufficiale. Intanto sono circa 11.000 le famiglie che hanno fatto richiesta danni e quasi 2.700 le imprese. È previsto un contributo di 3.000 euro per i privati e 20.000 per le aziende. La scadenza per le richieste era il 19 gennaio, ma c'è stata una proroga. Per esempio le richieste per il CAS, quindi il contributo autonomo a sistemazione, sono solo 400. Ci risulta che invece le famiglie fuori da casa siano di più, e quindi questo supplemento di tempo è un invito ai cittadini a fare richiesta, perché è vero che la condizione è difficile, però è anche vero che non è mai accaduto che non siano stati risarciti i danni alle famiglie. Sulle modalità di erogazione la Giunta sta lavorando a una precisa ordinanza che uscirà nei prossimi giorni. Intanto la Toscana ha attivato il piano per chiedere la solidarietà europea a partire dal fondo per le calamità. La Regione ha già messo circa 30 milioni di euro, lo Stato frattutto una cifra simile. A livello europeo possiamo ottenere 50 milioni di euro. Si apre un ultimo versante, che è quello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come è accaduto per l'Emilia Romagna, questo può essere un fronte sulle quali per gli interventi e gli investimenti possano arrivare risorse. C'è poi l'aspetto della messa in sicurezza del territorio. La Regione, spiega l'assessore Monni, ha già stanziato 110 milioni per le somme urgenze. Il governo ne ha mandati 5 e a breve ne dovrebbero arrivare altri 25, ma ne servirebbero 800 che difficilmente arriveranno in tempi brevi. Per questo la Regione sarà costretta a fare una scelta. Abbiamo quindi formato un comitato tecnico scientifico con i massimi esperti del settore che conoscono bene la nostra Regione, e con loro cercheremo di dare anche un'indicazione rispetto alle priorità e quindi quali interventi sono assolutamente necessarie e quali realizzare con le risorse che avremo a disposizione. E di alluvione si è parlato anche a Pittifilati, che stamani ha aperto i battenti alla fortezza d'Abbasso di Firenze. Tra le aziende in fiera anche quelle pratesi particolarmente colpite. Le fotografie dell'azienda alluvionata accanto ai fili che caratterizzano le proposte della primavera-estate 2025. Lo stand dell'anificio Pecci non scorda il recente passato che ha messo l'azienda in ginocchio, ma guarda anche al futuro con la nuova collezione. Questa mattina si è aperta la 94esima edizione di Pittifilati, che vede la presenza di 28 aziende del distretto pratese su un totale di 115 espositori. Siamo qua dopo 2 mesi e mezzo. Ancora non del tutto riparati, però con una buona parte della produzione ripartita. Abbiamo lavorato 24 ore su 24. È troppo ovvio dire aiuti dello Stato, non lo voglio dire. Dobbiamo continuare a lavorare seriamente e abbiamo bisogno che i clienti ci ordinino i filati che noi siamo pronti a rifare. E l'orgoglio di avercela fatta, nonostante i pesanti danni subiti e i tempi ristretti, è evidente anche per il lanificio dell'Ulivo. Siamo riusciti a passare attraverso una fase così delicata con le nostre forze. È certamente opportuno e forse doveroso che ci sia anche un aiuto dalle istituzioni, anche direi per la messa in sicurezza dei territori. Noi non possiamo permetterci di vivere un'altra situazione del genere. Lo spettro dell'alluvione non è la sola incertezza, ci sono anche la guerra in Medio Oriente e in Ucraina, la situazione del canale di Suez e il rincaro dei trasporti. I noli soprattutto del via mare sono quintuplicati, si sono allungati infinitamente, perché circumnavigare l'Africa vuol dire fare 6.000 miglia in più. Anche Quarrata è stato tra i comuni più colpiti dall'alluvione, in particolare la scuola dell'infanzia di Catena, e proprio per aiutare la ricostruzione Fondazione Caripit e la Conad Nordovest hanno dato dei contributi.
La scuola dell'infanzia di Catena di Quarrata, una delle frazioni del Pistoiese più colpite dagli eventi alluvionali del 2 novembre scorso, tornerà a nuova vita grazie alla raccolta fondi Unisciti a Noi, promossa da Conad Nordovest, che con la partecipazione di clienti e soci ha totalizzato 150.000 euro, cifra poi raddoppiata dalla stessa cooperativa che ne ha aggiunti altri 150.000. A questi si è aggiunto un ulteriore contributo di 150.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Caripit. Questo permetterà al Comune di Quarrata di avviare i lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico che renderanno l'edificio più sicuro e sostenibile. Un investimento da 1.300.000 euro, e allora noi abbiamo chiesto dei contributi che Fondazione Conad, 150.000 euro Fondazione, 150.000 euro Conad, danno per la realizzazione di questo grande investimento sulla scuola materna di Catena, che si vanno ad aggiungere ai 280.000 euro del GSE dello Stato, e quelli che poi non si troveranno verranno messi dall'amministrazione comunale di Quarrata. Quindi l'investimento sulla scuola materna di Catena, un investimento, ripeto, di 1.300.000 euro, verrà realizzato nei prossimi anni ed è una cosa certa. Siamo intervenuti come azienda e ne siamo fortemente orgogliosi in questa iniziativa che vede, a causa dell'alluvione, ricostruire una scuola per l'infanzia. E mi preme anche sottolineare che questo intervento è stato fatto grazie a tutti i nostri soci e ai nostri clienti che hanno voluto contribuire insieme a noi. Noi poi abbiamo raddoppiato la cifra raccolta, quindi un'importante cifra di 300.000 euro che mettiamo a disposizione proprio per tentare di ricostruire dai danni che l'alluvione ha causato. Il nostro contributo rientra nella più ampia somma di 600.000 euro che come fondazione abbiamo deciso appunto di destinare all'emergenza causata dall'alluvione dello scorso novembre. Accanto alle nostre risorse poi vi saranno anche quelle del sistema delle fondazioni, sia di Acri che l'Associazione Nazionale che riunisce le fondazioni di origine bancaria, e anche delle altre fondazioni della Toscana. E fa ancora discutere, sono molte le reazioni dopo la sentenza del TAR che ieri ha bocciato il ricorso del comune di Piombino contrario all'installazione del rigassificatore. A Piombino il TAR ha dato ragione al sottoscritto come commissario, ma in generale a tutta la squadra che ha consentito con l'autorizzazione di avere un rigassificatore che già oggi, 5 mesi dopo, ha portato 1,5 miliardi di metri cubi di gas in Italia e ha contribuito in modo determinante a abbassarne il costo. Abbiamo combattuto in ciò che credevamo e lo abbiamo fatto con determinazione e consapevolezza che questa era una battaglia da fare nell'interesse dei cittadini piombinesi. Il presidente della regione toscana Eugenio Giani e il sindaco di Piombino Francesco Ferrari sono i due volti della battaglia sul rigassificatore a Piombino. Le loro voci si fanno sentire nuovamente alla luce della sentenza del TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso del comune in merito all'installazione della Golar Tundra di Snam all'interno del porto. Una sentenza punitiva, dice Ferrari. I giudici hanno deciso che al comune di Piombino spetterà il pagamento delle spese processuali pari a 90.000 euro. Dovranno pagare anche chi ha sostenuto il ricorso con un intervento adiuvandum, e cioè il WWF, Greenpeace e l'Unione Sindacati di Base di Livorno. La sentenza condanna i tre enti alle spese legali di 5.000 euro ciascuno, e già l'USB riferisce che farà ricorso al Consiglio di Stato e fa un appello alla politica che sul tema non si è mai tirata indietro. Arriva da Montecitorio la nota di Marco Simiani, capogruppo PD in Commissione Ambiente, e di Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico della Toscana. La bocciatura del TAR del Lazio, dicono, sulla realizzazione del rigassificatore a Piombino certifica la completa disfatta del sindaco Ferrari. Avrebbe dovuto salvaguardare la popolazione convincendo il governo Meloni a concedere le compensazioni promesse da tempo e mai attivate per il territorio. Per il coordinatore toscano di Italia Viva, Nicola Danti, il catastrofismo del sindaco di Piombino alla fine ha prodotto un danno solo alle casse del comune. Di tutt'altro avviso Angelo Bonelli, deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra, che ha commentato così la sentenza dei giudici del TAR.
La condanna al pagamento di 90.000 euro al comune di Piombino non è solo uno schiaffo in faccia a un'intera comunità, ma anche un chiaro messaggio a tutti quelli che oggi si battono per la difesa dell'ambiente e della salute. Non rompete, non infastidite, non denunciate, se no rischiate che vi portiamo via i vostri risparmi e le vostre case. La scorsa settimana è stato annunciato il ritorno dei militari a Prato, però ancora non c'è una data precisa. Non c'è ancora una data o un piano sul ritorno dei militari a Prato, annunciato la scorsa settimana dal Ministero dell'Interno, specificando che saranno 15 dei 120 destinati alla Toscana. Lo conferma il prefetto Adriana Cogode al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto stamani. Aspettiamo la direttiva con la quale poi si effettuerà il piano di riparto, ci sarà un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dove si stabilirà in che luoghi impiegarli. Certa invece la loro modalità di utilizzo. Si tratta di vigilanza fissa, chiaramente. Lo stesso uso auspicato dal sindaco. Quello che era l'uso che ne facevamo quando, prima che appunto l'allora ministro Salvini ce li togliesse, era quello di presidio nelle stazioni e in luoghi sensibili. Nel comitato di oggi si è fatto anche il punto sulle spaccate in città. Dopo l'ondata delle ultime settimane il fenomeno sembra essersi calmato, segno che il 37enne marocchino individuato ed espulso la scorsa settimana grazie all'intervento congiunto di carabinieri e polizia municipale aveva un ruolo di primo piano. A lui sono attribuiti 11 episodi, ma è probabile che siano molti di più. Il sistema di telecamere è importantissimo e questo ha dato ovviamente questi risultati, questi frutti positivi. E torniamo ad occuparci dell'omicidio Cini, perché l'avvocato difensore di Daniele Maiorino, arrestato appunto con l'accusa di avere ucciso il cognato, ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame chiedendo la scarcerazione del suo assistito. L'avvocato Katia Dottore Giachino, che assiste Daniele Maiorino, 58 anni, originario di Prato, arrestato per l'omicidio di Alessio Cini, cognato e vicino di casa, preso a sprangate e poi dato alle fiamme l'8 gennaio alla Ferruccia di Agliana in provincia di Pistoia, ha presentato ieri il ricorso al Tribunale della Libertà di Firenze, dopo che il giudice per le indagini preliminari, Patrizia Martucci, il 22 gennaio scorso ne aveva convalidato il fermo in carcere. L'avvocato Giachino chiede la scarcerazione del suo assistito e gli arresti domiciliari. È una richiesta con riserva di motivi perché l'avvocato non ha ancora visto gli atti di indagine. Il primo momento utile per visionarli è soltanto dopo il deposito della richiesta di riesame. Il legale ha incontrato nuovamente ieri Daniele Maiorino nel carcere di Pistoia, dove si trova attualmente. Era un po' giù, ha riferito l'avvocato. Abbiamo deciso di depositare la richiesta di riesame nel primo giorno utile. Giachino ha affrontato con il suo assistito anche la questione dell'eredità di Alessio Cini, che gli investigatori individuano come movente dell'omicidio. Un'eredità che per l'avvocato non esisterebbe. Cini, sostiene Giachino, non aveva neanche l'auto, andava a lavorare con il furgone della ditta. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire ogni aspetto riguardante l'atroce delitto, mentre pare ancora lontano il momento della restituzione della salma di Alessio Cini, perché ci potrebbe essere ancora la necessità di approfondimenti da parte del medico legale che ha eseguito l'autopsia o su richiesta della procura. È un uomo di 57 anni, è morto ieri sera nell'incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione nel comune di Castiglioncello in provincia di Livorno. È morto avvolto dalle fiamme Walter Spagnoli, 57 anni, all'interno del suo appartamento di Castiglioncello, in via Giovanni Pisano. Ancora non si sa che cosa possa aver scatenato l'incendio. È accaduto ieri sera, intorno alle 21, in questa villetta vicino al mare, che l'uomo condivideva con la madre, trasportata in ospedale per accertamenti. Incontriamo un parente, non vuole essere ripreso. È una tragedia, ci dice. Walter era molto conosciuto in paese e insieme alla madre Luana abitava da anni in questa strada che porta alla passeggiata al mare, vicino al porto di Rosignano.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia, della Pubblica Assistenza e i Vigili del Fuoco. All'arrivo dei soccorsi la situazione era disperata. I pompieri hanno domato le fiamme e portato fuori l'uomo, affidato ai volontari e al medico del 118, che ne ha constatato il decesso. I carabinieri hanno messo i sigilli al piano inferiore, nei locali in cui si è sviluppato l'incendio, probabilmente quando l'uomo era già a letto. L'area è stata sottoposta a sequestro. E il Comune di Arezzo ha varato un nuovo regolamento per l'accesso agli asili nido, privilegiando le famiglie che non possono contare su un nonno o perché non sono presenti oppure perché sono invalidi. Nella società contemporanea viviamo una chiara tendenza alla denatalità. In Italia fare figli sembra essere complicato anche per la carenza di servizi. Con questo modello, nel tempo, i nonni sono diventati sempre più indispensabili ed ora ad Arezzo diventano anche protagonisti, tra virgolette, del nuovo regolamento comunale per i servizi educativi nella fascia 06, tradotto l'accesso ai nidi e agli asili. La presenza di nonni in famiglia nell'attuale proposta attribuisce un punteggio in base alle età e quindi alla collocazione lavorativa, in base alla residenza e ad eventuali invalidità. In sostanza, per l'accesso alla graduatoria viene verificata la presenza di questo appoggio. Oltre a questo criterio permangono quelli tradizionali, anche se in alcuni casi viene modificato il relativo punteggio. Insomma, un cambiamento di impostazione con conseguenze molto pratiche. Non resta che attendere giovedì il Consiglio Comunale. La Toscana è una delle regioni più amate, in tanti desidererebbero abitare appunto nella nostra regione, ma c'è un comune, quello di Monte Argentario, che invece vorrebbe lasciare la Toscana per unirsi al Lazio. C'è un comune a sud della Toscana che ha il desiderio di staccarsene e passare nel Lazio. A Monte Argentario, 12.000 abitanti, che in estate ne arriva anche a 60.000, il sindaco Arturo Cerulli da domani passerebbe sotto il Lazio. Quello che è definito lo scoglio della Roma benestante, feudo estivo dei Romani, che comprende Porto Santo Stefano e Porto Ercole, si sente ai margini della burocrazia toscana. Io penso che veramente per noi sarebbe un vantaggio da tanti punti di vista, anche perché qui abbiamo, quando poi si chiedono dei permessi, delle opportunità, ovviamente i romani si confrontano con quella che è la realtà laziale, quindi avere il fatto soltanto di due leggi diverse, legge regionale toscana e legge regionale laziale, comporta, ma questa cosa magari a Cerveteri si vuole fare o a Tarquinia si può fare, ma qui siamo in Toscana, quindi certe cose sono diverse ed è per questo che veramente sarebbe utile questo passaggio. Qui in effetti c'è ben poco di toscano, per esempio a partire dal dialetto. Anche il nostro accento non è proprio prettamente toscano, insomma molti da Firenze ci prendono per laziali, noi ci sentiamo sicuramente, o meglio ci piacerebbe più appartenere al Lazio che non appartenere alla Toscana, se non altro per la vicinanza che abbiamo con Roma e la distanza con Firenze, per una questione proprio di viabilità, e poi culturalmente ci sentiamo decisamente più romani che fiorentini, neanche maremmani, nonostante qualcuno ci dice che noi siamo maremmani, in realtà la Maremma è distante da noi, noi siamo questa isola che poi è una penisola, ma è lì che stiamo e viviamo costantemente insieme ai romani nel bene e nel male, perché poi non tutto è perfetto ovviamente. Un convegno e una mostra al Museo Pecci di Prato, organizzato insieme all'Ente Cassa di Firenze, dedicato a Lara Vinca Masini. Lara Vinca Masini è stata tra i principali critici italiani d'arte contemporanea, curatrice di mostre e scrittrice di saggi che hanno formato generazioni di studiosi. Nata a Firenze e morta nella sua città 3 anni fa. Nel centenario la sua figura è stata ricordata in un convegno nazionale di 2 giorni organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Lara Vinca Masini è una figura incredibile perché con la sua attività di divulgazione ma anche di sostegno alle arti. Lara Vinca Masini è stata una grande promotrice della contemporaneità in Toscana negli anni 70 e 80. I suoi libri sono stati letti in tutta Italia e la sua azione anche di sostegno ad artisti e artisti che si muovevano sul territorio toscano è fondamentale. Abbiamo avuto la fortuna poi come Centro Pecci di essere scelti da Lara Vinca Masini per anche conservare, preservare ma anche valorizzare
valorizzare l'incredibile archivio che ha composto nell'arco della sua vita. Una mostra che è la prima presentazione di quanto l'archivio può offrire, degli studi, delle ricerche, delle pubblicazioni, delle memorabilia raccolti dalla Ravinca Masini. Non ci sono altre notizie, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo alle 21 Casa Viola e alle 21:30 il film è Quella sporca ultima notte.